valorizzare, promuovere, rendere accessibile, mettere in rete. Credo che dobbiamo immaginare che la cultura sia anche un fattore economico di sviluppo, il paesaggio, il territorio, sono una risorsa. Credo che l'azienda turismo in Veneto fa il 10% del PIL, 63 milioni di presenze turistiche, 16 milioni di turisti e sta crescendo il turismo, si chiama di città d'arte, di villa veneta, di paesaggio, cioè quel turista nuovo che ama la bellezza, ama la qualità, spende di più, fa economia, ma ovviamente pretende. E allora ecco che aprire le ville venete, che sono 3.800, un patrimonio unico al mondo, che solo per queste ville potremmo avere un afflusso economico straordinario. Aprire prima i veneti, perché anche noi molte volte non le conosciamo, renderle circuito, renderle accessibili. Oggi facciamo anche un progetto di accessibilità fisica. Ecco, è tutto finalizzato al Veneto del futuro. Un Veneto più bello, con un paesaggio più accessibile, più fruibile, in modo tale che tutto questo diventi economia. E l'economia è lavoro. Perché bisogna riempire queste parole, creare lavoro di contenuti. Oggi noi stiamo lavorando sulla cultura per creare economia e creare lavoro. Credo che chi verrà a Milano, chi verrà in Italia, vorrà in parte vederla questa Italia straordinaria. E se il Veneto è la prima regione turistica d'Italia per numero di visitatori, vuol dire che ha molto da offrire. E se la Lombardia è qua vicina e Venezia è un brand straordinario e il mondo delle ville venete è Venezia nel mondo, noi dobbiamo, attraverso questa offerta, offrire a questi nuovi turisti che arriveranno a Milano a vedere l'Expo un qualcosa di unico che solo il Veneto ha, perché il nostro paesaggio, le nostre bellezze, la nostra enogastronomia, la nostra accoglienza, il nostro buon modo di ricevere le persone diventano un messaggio importante e, come dicevo prima, economia, economia, economia.